Questa è una cartina dalla quale si vede in maniera abbastanza chiara il rapporto tra Germania e Polonia. Teniamo presente che per Germania intendiamo tutto quell'aspetto geopolitico che ha a che fare anche con degli ex stati che in precedenza erano stati creati con i trattati di Versailles proprio per ingabbiare la Germania. Infatti la Germania di Weimar era stata ingabbiata proprio in questo senso. E proseguiamo con quello che tu vuoi dire. Questa cartina esprime abbastanza chiaramente quella che era la situazione e costituisce la premessa di quello che è stato poi l'attacco alla Polonia del 1 settembre 1939, quando Hitler, in attesa della famosa risposta all'ultimatum che veniva dato per la questione di Danzica, decise, poiché questa risposta non veniva e molto probabilmente non sarebbe mai venuta perché tutte le potenze occidentali desideravano coinvolgere in una guerra la Germania, per i motivi che abbiamo spiegato in altre Abbiamo occasioni. spiegato e affrontato ampiamente in altre occasioni. Esatto, allora avviene che sia l'attacco alla Polonia. Diciamo che più attacco alla Polonia, qui si parla di spartizione della Polonia. Spartizione della Polonia, Quindi è poiché. evidente che la spartizione della Polonia è un fatto geopolitico trattato a suo tempo a livello di patto Ribbentrop-Molotov, chiamato così perché sono loro Sottoscritto. che hanno firmato, ma in realtà era una linea politica di spartizione. Dobbiamo dirlo, perché in termini geopolitici rappresenta proprio un ritorno storico a fondamentali esigenze sia dell'ex impero russo, ma anche della spinta ad est della Germania, cioè dei tedeschi in senso lato, perché la Ostpolitik tedesca risale al Medioevo. Sì, hai introdotto un discorso molto importante perché volevo mostrare anche questo Certo. testo scritto da Paolo Bardi, da Versailles a Locarno, cioè dal 1919 al 1925, e spiega bene la situazione che viene a crearsi nel continente europeo sotto la regia del governo e della finanza americana. Cosa succede? Succede che il 23 agosto 1939 ci sono tutte le premesse per scatenare la seconda guerra mondiale, ma questa seconda guerra mondiale non è voluta dalla Germania, né dall'Italia né dall'asse, ma è voluta da chi vuole interrompere un sistema monetario ed economico instaurato dalla Germania di Hitler. Perché questo sistema economico e monetario urtava il sistema adottato per l'Europa dalla finanza americana? Poiché stabiliva che l'istituto di emissione tedesco, cioè la Reichsbank, non avesse interferenze da parte di banche internazionali e soprattutto di banche americane. Chiamiamo banche, chiamiamo speculazione economico-finanziaria, chiamiamo anche tendenza al dominio mondiale. C'era un'altra opposizione creata dalla cosiddetta sorella latina e proporrei la lettura di questo libro di Ettore Rota, scritto nel 1943, che ci illustra e ci mette a fuoco la posizione della Francia non solo nei confronti della Germania per via del noto revanchismo dell'Alsazia-Lorena, eccetera, eccetera, ma pone anche la questione dei rapporti fra Italia e Francia, La Francia non c'è mai stata amica. considerando Chiamiamo che una fratella latina, sorella latina, ma in realtà i francesi. erano tanti gli interessi Esatto. francesi a che l'Italia entrasse in guerra. C'erano molti interessi francesi. Leggetevi questo libro e potete scoprirlo. Ritornando alla campagna di Russia, la
missione affidata a questi soldati, e qui vi posso mostrare una fotografia abbastanza rara. Sì, questa è molto bella. Il battaglione Verona mentre sta avanzando in Ucraina per arrivare poi a schierarsi lungo la linea del Don, che era prima tenuta dai tedeschi. I tedeschi si erano affiancati all'armata di von Paulus, che stava combattendo a Stalingrado. Si vede lo sfondo di una chiesa. Di una chiesa ortodossa, e questa è molto. Poi qui arriviamo ad un'altra foto che non è. Scusate, qui c'ho il calendario, ma ecco, questa è un'altra foto, sempre del ripiegamento. Un'altra foto abbastanza rara del ripiegamento. E poi qui ce n'è un'altra che adesso vi mostro appena la trovo, che mette a fuoco proprio la ritirata. Questa è abbastanza. Questa era famosissima. Questa è celeberrima. È famosissima della ritirata, che dà effettivamente l'idea di cosa ha rappresentato questa massa umana costretta a ritirarsi in condizioni infernali, perché quelle erano veramente condizioni infernali, essendo i nostri soldati assolutamente impreparati dal punto di vista dell'abbigliamento, dal punto di vista della, esatto, della logistica. Beh, c'è a affrontare quel problema. Un di Russia che si chiamava un alpino, un ufficiale degli alpini che si chiamava Nuto Revelli, volle, scrisse libri autobiografici naturalmente sulla memorialistica dell'esperienza da lui vissuta in Russia nella ritirata, e non credo che sia stato fatto prigioniero, perché fu uno di quelli dei tanti che riuscirono, di quelli che riuscirono a passare il famoso sottopassaggio di Nikolaevka, nella battaglia di Nikolaevka, che avvenne il 26 gennaio del 1943. Che viene regolarmente ricordata qui a Roma. Ecco, e volle scrivere in questa memorialistica che lui intendeva denunciare Mussolini di omicidio volontario, poiché aveva mandato questi soldati dell'Armiere in Russia a morire, così come insomma, sembra, l'opinione corrente sembra quella. È chiaro che non c'era l'equipaggiamento adatto ad affrontare il clima e l'inverno russo, le armi dei nostri soldati erano del tutto desuete, non erano adatte per quel clima in ogni caso. Al 1891, difatti, c'era un moschetto che si chiama appunto Carcano 91, il quale è un moschetto che spara 5 colpi e non ha naturalmente le capacità del Pepe Shah, che era il cosiddetto mitra sovietico, che sparava 75 colpi al minuto. Beh, dipende anche dalle distanze, il nostro moschetto andava un po' più lontano. Sì, vabbè, ma insomma era del tutto inadatto a. Sì, ma come lo erano anche i mitra russi, in ogni caso. Sì, possiamo interrompere un attimo, riprendiamo dopo. Ecco, volevo parlare di come facevano.